E adesso Tiziana Cattaccio, sempre dell'Università della Sapienza di Roma, link non perdete, amministrazione digitale. Allora, cercherò. Informatico essenzialmente. Allora, perché è un pochino diverso? Beh, perché io ho pensato che effettivamente ci sarebbero stati tantissimi interventi su l'open access, l'open science, eccetera. Allora, mi interessava vedere il problema in maniera un pochettino più generale, passando da semplicemente i dati aperti scientifici o l'accesso agli accessi aperti agli articoli scientifici, al problema generale dei dati aperti di qualunque genere, che come è stato prima accennato giustamente da Giovanni, che a un certo punto ha detto abbiamo messo i dati sul web dei costi di questo workshop. Bene, quelli sono dati aperti e secondo me anche quel tipo di dato aperto è estremamente funzionale alla ricerca, perché non soltanto devo sapere cosa la ricerca produce, ma anche quali sono i costi della ricerca, come i soldi che vengono dati vengono utilizzati, quante persone fanno ricerca, in che modo, distribuite come, quali sono i premi, quali sono le ricadute, e così via, cioè tutti i tipi di dati. Allora, chiaramente generalizzando, questo si può estendere a qualunque tipo di dato di interesse pubblico, l'interesse della comunità. E questi sono gli open data in generale, chiamati dati governativi, ma in realtà il fatto di chiamarli governativi non significa tanto che sono solamente prodotti da istituzioni governative, ma che sono dati di interesse appunto dell'intera comunità, di un paese, della nazione, del mondo intero. Ora ci sta un punto da sottolineare pure, che è stato prima brevemente menzionato, che i dati aperti devono avere certo insieme di caratteristiche, adesso li vedremo qualcuna. Il mio talk è leggermente tecnico, ma cercherò di saltare le parti, o comunque non è molto veloce le parti troppo tecniche. In ogni caso devono avere certe caratteristiche, devono essere comprensibili per l'essere umano che li vuole interpretare e utilizzare, ma devono essere anche comprensibili per la macchina che li può prendere e integrare con altri dati. Questo significa che da una parte devono avere delle modalità di fruizione adatte ad un essere umano, dall'altra devono essere codificati in una maniera precisa, non ambigua, comprensibile da una macchina. Devono essere, e questo l'ha detto anche Marco, collegati e collegabili. Avere dati aperti ma isolati dal resto della conoscenza e dell'informazione è quasi inutile. Sì, diciamo, può avere un interesse specifico su un settore specifico, ma i dati hanno tanto più valore se sono possibili da interconnettere tra di loro.
e riutilizzare e creare così nuova conoscenza, nuovi servizi, nuove applicazioni e produrre quello che si chiama, che è una parola un po' più recente, diciamo, di Open Data, produrre la Open Innovation. La Open Innovation è qualcosa che non è stato citato finora, ma è uno passo ulteriore, successivo. Chiaramente, così come ci vuole quello che può essere considerato, diciamo, un modello di business per poter avere l'open science, e questo, diciamo, è emerso, non l'abbiamo chiamato modello di business, ma è ovvio che è questo, perché non basta dire voglio fare l'open science, deve essere sostenibile, tanto più lo devo fare, lo devo avere per l'open innovation, perché l'open innovation, per come è intesa, comprende anche la produzione di nuovi manufatti, nuove idee, nuova innovazione dalle compagnie, dalle ditte, quindi non solo dai ricercatori, dall'università, dal governo, ma anche da soggetti che come missione hanno quello di fare profitto. Quindi ancora di più serve un business. Però vediamo innanzitutto cosa sono i dati. Beh, questo lo sappiamo tutti, ma non è proprio così ovvio, perché i dati si possono vedere da tanti punti di vista. E anche quelli sono stati menzionati. I dati si possono vedere come storage, cioè memorizzazione. I dati li devo salvare da qualche parte e, come diceva giustamente Marco Scherf, devo anche avere delle politiche cosiddette long term preservation, per essere certo che quando cambio poi la tecnologia non ho perso tutti i dati. E guardare i dati dal punto di vista dello storage ha tutto un insieme di problematiche, di soluzioni tecniche che già di per sé hanno una certa complicanza. Poi i dati, andando un po' più astratti, si possono guardare dal punto di vista strutturale, cioè le basi di dati, come le, diciamo, molti di noi le conoscono, chi si occupa di ricerca scientifica in vari modi ha avuto a che fare con basi di dati, e quindi quelle che sono le tabelle relazionali piuttosto che i DBMS, piuttosto che le liste sui dati e così via. E poi c'è il livello che è quello più interessante e quello più studiato e utile per quanto riguarda il discorso degli open data, che è il livello ontologico. Quindi il livello in cui non si parla più di file, ma non si parla più neanche di tabelle, si parla di concetti, di termini, di relazioni formali tra termini e concetti in una visione di rappresentazione della conoscenza. Solo lavorando a questo livello si può sperare di realizzare veramente i linked open data globali, che sono l'obiettivo, l'ambizione, il sogno di, per esempio, Tim Berners-Lee, che è l'inventore, come sapete, considerato l'inventore del web. Allora, finora l'approccio alla interoperabilità era basato e continua a essere spesso basato soprattutto sull'uso di protocolli. Vedete, ci sono diverse applicazioni. Le applicazioni, ognuna ha la sua base di dati, c'è questa visione verticale tipo silos dei dati, e le operazioni parlano tra di loro, interoperano scambiandosi servizi sulla base di protocolli. Chiaramente questa è una visione molto più limitata, perché non c'è condivisione di dati e non ci può essere creazione di nuova conoscenza. Quello che è l'altro approccio, è l'approccio data sharing. Le applicazioni condividono i dati, lavorano su un'unica base di dati. Poi ognuna lavora secondo i suoi obiettivi. Nel data sharing ci sono di nuovo vari approcci. I due più noti sono quello basato sui mediatori, quindi uno strato intermedio che in sostanza funge proprio da mediatore tra le varie sorgenti di dati,
perché sempre quando uno vede una unica base di dati, una grande base di dati, non è fisicamente una base di dati, ma è l'integrazione, l'interrelazione di tante sorgenti diverse. Questo può essere fatto con un mediatore, quindi uno stato intermedio, oppure, come si tende a fare adesso, tramite mapping peer-to-peer, sorgente a sorgente, che legano i dati fra di loro. È chiaro che per costruire questi mapping, come diciamo in qualunque tipo di comunicazione, tentativo di interoperazione anche per esempio tra esseri umani, bisogna che le sorgenti si capiscano, e questo è un punto fondamentale di tutto il discorso. E qual è il punto di arrivo? Il punto di arrivo è stressare questo approccio e farlo per costruire la base di dati, il data space del web, in cui tutte le sorgenti di dati si parlano e possono quindi scambiarsi i dati e si possono così creare nuovi dati e così via. Ora, chiaramente questo è un progetto molto ambizioso, ma è un progetto che ha di bello, diciamo così, il fatto di non essere campato per aria, ma di avere delle basi tecniche, delle basi formali molto precise. Quindi, per fare questo, sono stati definiti dei linguaggi che sono linguaggi comuni per descrivere dati. Esiste il discorso che ha fatto anche Marco di avere un identificatore univoco per ogni risorsa. Se non c'è un identificatore univoco, tutta questa costruzione cade. E poi l'altro elemento fondamentale è l'utilizzo di ontologie e tassonomie che siano il più possibile condivise. Ora, tutto questo porta a definire appunto i Linked Open Data. Linked Open Data sono dati pubblicati, condivisi e collegati sul web, sul cosiddetto semantic web, utilizzando le URI, che sono appunto identificatori indipendenti, uniformi e assolutamente indipendenti da dove i dati sono memorizzati, dalla sorgente che li possiede, univoci per i dati. Oltre alle URI, quello che viene utilizzato è un linguaggio comune di descrizione dei dati, perché l'altro problema è questo: se io descrivo i dati con dei formati proprietari, come viene fatto per esempio anche in alcuni archivi, digital libraries, archivi che sono aperti nel senso che esportano i dati, ma esportano i dati o in maniera chiusa, perché se io esporto un PDF, col PDF non ci faccio niente, lo posso guardare, lo posso leggere e lì ho finito. Se voglio riusare i dati, se esporto una tabella e è un PDF, quei dati per poterli riusare li devo riscrivere in un formato riutilizzabile. Non ci sono metadati a corredo, non fanno parte, non sono legati a una tassonomia di concetti o un'ontologia che definisce il contesto di quei dati, che è l'altra componente fondamentale, avere un contesto, definire un contesto. Ora, adesso non vi tedierò con ADF, che è il linguaggio di descrizione dei dati, dei Linked Open Data sul web. Questa slide è solo per farvi vedere che questo linguaggio esiste, utilizzato, è definito formalmente, le sue proprietà sono definite e è tutto sommato un linguaggio abbastanza semplice che si basa sul concetto di avere
un soggetto, un nodo soggetto, un nodo predicato, un nodo oggetto e così via, creare delle triple e poi comporre questi elementi. Allora, non parleremo di ADF, ma è qualcosa che ha delle basi solide, non solamente appunto una cosa raccontata. Allora, cosa manca oltre a ADF? Beh, purtroppo manca ancora parecchio per avere veramente il linked open web. Ma nella visione appunto di Berners-Lee, per avere una sorgente di dati che sia riutilizzabile, conforme a questo standard e a quest'idea di costruire il Global Semantic Web, si devono fare queste cose. Utilizzare appunto identificativi che non siano legati a particolari sorgenti e effettive, diciamo, memorizzazioni fisiche dei dati. Aggiungere ai dati altri dati, dati che definiscano il contesto, dati che definiscano informazioni di dominio e metadati. I metadati sono stati nominati spesso e sono fondamentali. Ma nel fare questo, usare il più possibile ontologie esistenti, collegare i dati nuovi che si stanno creando o si stanno esponendo con altri dati già esistenti. Quindi creare diciamo un linguaggio comune, un'ontologia comune, un vocabolario comune, aggiungendo incrementalmente nuovi pezzi. Allora chi fa questo deve anche dire: guarda, io sto descrivendo, che so, i dati che riguardano la pianta, visto che siamo botanica, le piante, dimmi il nome della specie di piante, se no. Allora posso dire, i dati che riguardano i ciclamini nella mia base di dati, ma questi dati io li collego formalmente alla base di dati che è stata fatta a Zurigo e che parla delle violette. Adesso, se qualcuno è esperto di botanica, mi perdonerà per l'esempio. Ma questa è l'idea, cioè costruire incrementalmente questi dati condivisi. Allora, guardate, allora uno potrebbe pensare: ma questo non lo sta facendo nessuno. Non è vero. Lo stanno facendo in molti, il mondo lo sta facendo, perché il cosiddetto load cloud, quindi il cloud dei linked open data, nel 2007 era quello, in alto a sinistra, è cresciuto, nel 2012 è questo. E probabilmente oggi, se noi facessimo la fotografia del load cloud, sarebbe molto più grande. Allora, chi lo sta riempiendo? Molte istituzioni, molte realtà scientifiche, molti semplici cittadini. È chiaro che qui c'è, ritorna il discorso del trust, esattamente come potete pensare a Wikipedia. Allora, all'inizio, quando è stata creata Wikipedia, ma chi pensava che sarebbe cresciuta così? No, io per esempio non lo pensavo, non pensavo che sarebbe diventata quello che è adesso. Ora esiste, così come c'è Wikipedia, esiste DBpedia, che è il catalogo delle open source. E anche quello sta crescendo enormemente. Così come su Wikipedia il problema è... Il vero grande problema è il trust, la qualità delle sorgenti. Questi esempi di risorse RDF disponibili. Una delle più famose è Friend of a Friend, il Dublin Core. Chi si occupa di Digital Libraries conosce benissimo il Dublin Core. Il Dublin Core è assolutamente trustable e è un linked open source e così via. Poi altri
In Italia, come vedete, in Italia il governo a vari livelli sta facendo sorgenti aperte, non abbastanza. Un bel progetto di Open Data è il progetto portato avanti dall'Istat. Il portale Open Data Istat veramente espone in un formato riutilizzabile, RDF, moltissimi dati derivanti dal censimento. Ovviamente c'è il problema della privacy. In Inghilterra, l'Inghilterra sta facendo molto di più dell'Italia, perché c'è il progetto del governo inglese è di avere in formato linked open data entro i prossimi 2 anni tutti i dati che non siano protetti dalla privacy. E perché si fa questo a livello governativo? Si fa perché molti studi mostrano che i linked open data, gli open data, sono una sorgente incredibile di trasparenza e un'arma incredibile contro la corruzione. Tutti i paesi dove è stato seguito un approccio di questo tipo hanno visto la corruzione scendere e la corruzione percepita scendere ancora di più. Allora, visto che sembra che l'Italia sia uno dei paesi con la più alta corruzione percepita, avere un serio programma di open data forse sarebbe utile. Queste sono le stelle cosiddette di Tim Berners-Lee, cioè cosa devo fare per creare il global web? Beh, devo fare al minimo rendere i miei dati disponibili sul web, quindi anche i PDF, renderli disponibili come dati strutturati, quindi un po', che ne so, tabelle relazionali, usare un formato non proprietario, quindi usare RDF, usare le URI per identificarli, collegarli ad altri dati, questo è, e fornire un contesto per l'interpretazione. Ora, non è che i LOD esistano, per quanto nei codici dell'amministrazione, per esempio sia in Italia che a livello europeo, ci sono delle norme che dicono i dati devono essere pubblicati, il cittadino deve fornire 2 volte lo stesso dato, le pubbliche amministrazioni devono interoperare, questo ancora, almeno qui non è stato realizzato, ma per esempio in Inghilterra sì, quindi si può fare. Quali problemi ci sono? Vabbè, ce ne sono tanti, qua sono stati citati, giusto per ricordarne ancora qualcun altro, non è facile associare un significato a un concetto, a un termine, il significato è spesso ambiguo, esiste la polisemia, esiste la monimia. Bisogna definire chiaramente i contesti di riferimento e anche lì non è facile mettersi d'accordo su varie ontologie e vocabolari che vengono utilizzati. Quindi trovare l'accordo sull'interpretazione dei concetti e dei dati è uno dei punti più difficili, ma altri problemi e vi ripeto solo come lista perché appunto via via sono già menzionati: la qualità dei dati, assicurare che i dati siano di buona qualità, quindi il trust anche, la consistenza dei dati, non devo avere 2 affermazioni contrastanti rispetto allo stesso concetto, la relatività dei dati, io posso avere in realtà nel mondo reale qualcosa che è in contrasto, definizioni in contrasto l'una con l'altra rispetto allo stesso fatto, allo stesso concetto. La privacy, l'enorme problema della privacy, che nessuno l'ha toccato a fondo, ma la privacy è un problema enorme in tutto il discorso dell'open, open whatever, c'è sempre il problema della privacy e della security. E poi l'accessibilità dei dati, quindi la facilità d'accesso.
Allora, qual è l'idea per risolvere tutto questo? Beh, l'idea è, innanzitutto, questo è un primo passo, quello dell'OD, quello di ADF, eccetera, un primo passo, è un passo molto concreto, perché è molto solido, è scientificamente molto solido. Ora, Berners-Lee pensa che la soluzione è il crowdsourcing, il crowd definition, il fatto che i problemi che ci sono, le discrepanze, i contrasti, eccetera, si autorisolveranno via via che questa cloud enorme di linked open data cresce. Quindi l'autorisoluzione. E non so, su questo pure bisogna parlarne a lungo perché è un bel problema. In ogni caso è un passo fondamentale. Ora l'ultima slide è solo per dire che qui in Sapienza avevamo iniziato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, un primo tentativo di fare un linked open data dei dati della didattica, i dati che riguardano l'offerta formativa, gli studenti, cioè ovviamente non dati individuali degli studenti per il discorso della privacy, ma di costruire un'ontologia della didattica e poi associarci i dati veri che derivano, dati in forma leggermente aggregata che derivano dai database Sapienza. Questo progetto, diciamo, va lentamente avanti, però c'è. Questo perché le università, che dovrebbero essere le prime sorgenti di open data, in realtà espongono pochissimi dati aperti. E l'università che ne espone di più, che è Bicocca, dove è sul web praticamente tutto, purtroppo in formato PDF. C'è tutto, ma è PDF. Però c'è tutto. Altre università non li trovi i dati. Puoi fare solo i guardoni, esattamente. Esatto. Non ti puoi aggiungere, diciamo, alla festa, no? Bene, grazie. Hai una maggiore predisposizione a partecipare.
così come l'affidabilità o la fiducia, no? Se per esempio i prodotti dati prodotti dalla Sapienza, si sa che seguono certi protocolli e un certo approccio moderno di dati aperti, vengono accettati con più fiducia. Però questo vuol dire che ci deve essere anche una capacità informatica, quindi c'è anche un problema di una rischio di divario informatico, quindi vedo un po' un circolo vizioso, nel senso che per superare questi problemi avremo bisogno di più capacità informatica. Però questi in definitiva non ci sono, non c'è tanto, non voglio dire parlare di cose in caso di implicato, ma anche questa università si dovrebbe fare di più. No, si potrebbe fare molto di più, io sono assolutamente d'accordo. In questa università, in questo paese, se no non saremmo indietro rispetto a tutti i paesi europei, come scrivono tutti i giorni sui giornali, siamo 3 anni indietro, 5 anni indietro, 50 anni indietro, cioè a seconda poi del tipo di giornale siamo più indietro o più vicini. Però il discorso è sicuramente questo, cioè la questione è che oramai, che ci piaccia o meno, la rivoluzione è la rivoluzione digitale, cioè esattamente come quando i monaci copiavano i manoscritti. Quelli sapevano copiare i manoscritti, poi è arrivato un signore che ha detto ma si potrebbe fare diversamente, più veloce stampiamo. E quando è stata inventata la stampa è cambiato il mondo, no? Il mondo della ricerca è cambiato completamente, ma anche il mondo della comunicazione, della cultura, eccetera, eccetera, della consapevolezza dei popoli. È chiaro che poi devi fare degli investimenti su quello, è pure chiaro che c'è una resistenza, no? Una resistenza che insomma chi è sociologo me lo sa spiegare a me molto meglio come potrei tentare di fare io, però la resistenza c'è. Ma è così, cioè c'è la necessità. Per fare tutte queste cose di cui stiamo parlando c'è la necessità di un investimento in infrastrutture informatiche, in tecnologie informatiche e una diciamo istruzione digitale di base diffusa, altrimenti non si va da nessuna parte. Grazie, grazie Tiziana Catarci. E adesso l'ultimo intervento. Siamo un po' sei veloce e dopo lo facciamo. Se c'è ancora una domanda. No, vabbè, grazie per questo intervento interessante. Mi sembra che un problema centrale di questo tipo di progetti sia il coordinamento, cioè le varie parti devono essere allineate per fare qualche cosa di compatibile. Ora questo è un problema più generale del dibattito, penso, dei prossimi giorni. Gli studiosi scelgono che una rivista è importante per qualche cosa. Se esiste una tradizione è difficile cambiare per stagioni. Allora, la domanda è come si governa il coordinamento, che è un problema centrale. Nell'ambito telefonico c'è stato a un certo punto la direttiva europea che ha detto tutti i carichini cellulari devono avere lo stesso tipo di formato, altrimenti ognuno faceva quello che voleva. In questo caso un problema può essere esattamente quello. È un problema nazionale, è un problema europeo, internazionale se si abbia lo spettro, come si governa? Ma in questo caso la soluzione allora è una soluzione mista, nel senso che il coordinamento è stato quello del V3C che a un certo punto ha detto il linguaggio open di riferimento per descrivere questi dati si chiama RDF e è fatto in questo modo. Te lo dico, questo è lo standard. Poi ti dico un'altra cosa, per identificare ogni dato devi usare questa codifica e anche quella ti dico com'è fatta, basta. E come non mi conca per esempio se ne frega, cioè altri fanno altro modo, per cui come si fa a implementare questa cosa qua? Però interi paesi lo stanno facendo, cioè l'idea, poi può darsi quella che non funzioni, ma l'idea di chi è del V3C eccetera è che questo processo comunque procede, può andare più lentamente ma procede, perché è una cosa, è come se fosse, non lo so, l'avanzare della marea, piano piano aggiunge altri pezzi e quindi piano piano anche Picocca pubblicherà i dati in RDF, perché
sarà costretta a farlo per poter poi sfruttare le potenzialità che gli dà il fatto di integrarli con gli altri dati. Questa è l'idea, perché non ci può essere un grande fratello globale, cioè la cosa più vicina è il V3G, no? Ed è l'unico formato esistente, o esistono formati concorrenti? No, RDF è l'unico formato aperto. Esistono dei formati proprietari, certo, però tutta la politica V3C è dire non devi usare il formato proprietario, perché se usi il formato proprietario i tuoi dati stanno chiusi nel loro database e non li integri con gli altri e quindi non puoi fare nuove cose. Cioè l'idea qual è? Perché c'è un discorso anche di business dietro, perché dice quello che a un certo punto diceva pure Marco: io posso, sì, i dati sono di tutti, i dati sono aperti, ma se io ci voglio fare business sui dati, io ti vendo i servizi. E come te li vendo? Solo se i dati li posso integrare, perché se rimangono solo quelli lì della mia basetta dati, ci faccio niente, no? Ma se invece li posso integrare con quelli degli altri, è un esempio banale, sono una grande data analyst e ti vendo l'analisi dei dati economici o dei derivati del latte piuttosto che il prezzo del grano fatto su scala mondiale, perché anche molti di quei dati adesso sono aperti, però li devo sapere interpretare, che è un altro mestiere. Quindi in realtà anche questo crea nuove possibilità, nuovo mercato, nuovo lavoro e così via, e nuova innovazione. E questa è l'idea. Allora, perché succederà, almeno perché appunto uno come Tim Berners-Lee, che non è proprio un imbecille, diciamo, pensa che succederà? Perché chiunque ci può vedere delle opportunità. Questo è il punto.